Buonasera e bentornati ad un nuovo episodio delle reaction ai nuovi PC da gaming e pure a vostra madre. Prima di iniziare la live voglio ricordare a tutti su Twitch, su YouTube, che se volete sostenere questo canale, se volete sostenere questo streamer, questo youtuber, questo porno attore, potete cliccare sul magico tasto abbonati e abbonarvi gratis con Amazon Prime senza spendere un centesimo. Quindi andate a scroccare il Prime ai vostri genitori, ai vostri fratelli, ai vostri cani, ai vostri gatti e alle vostre vicine, a pecorino. Lo liberiamo il Mauri? Attenzione, il dito sta sul tasto per liberarlo. Adesso lo premo. Mauri liberato! Liberato? Attenzione, oddio! Sono tornato. No, Mauri, calmati, calmati! Che però sei reattivo veramente come un uovo di Pasqua. Perché? Cosa ho fatto? Non dici un cazzo, io ti faccio la presentazione, poi mi smuto e sembra buono che tu sia appena uscito dalla masturbazione serale. Mauri, hai trovato un po' di materiale per prendere per il culo i bambini? Ho trovato PC e anche le altre cose che mi hai detto. Mauri, ragazzi, dovremmo PC dargli e pochini, no. Però. Vabbè, ormai abbiamo finito su YouTube Italia. Lo so, lo so. Adesso sai perché non ci sono più così tanti PC da gaming? Perché prendono la Play e chiedono: Babbo, mi compri la PlayStation per giocare a Fortnite? Faremo gli unboxing della Play, allora. Ragazzi, a 1.000.000.000 di like, reaction alla mia nuova PlayStation. Mamma mia, lì sì che si trova il trash. Perché sicuramente porca una montagna di monnezza troviamo se facciamo la reaction al PlayStation. Quindi ragazzi, mettete like a questo video e abbonatevi al canale. Ah, ci sono. Io ho fatto partire fra il video che non... Oh! Oddio! Da cosa... Non sai mai cosa aspettate, è peggio di un gioco horror sta roba qua. Almeno non è la solita canzone... No, infatti, non è l'NCS. Sei pronto all'ASMR? Ecco! Ecco qua, ragazzi, il bilanciamento dell'audio, già partiamo bene. Adesso riaumentiamo. Secondo me si chiama George. Dici che è il suo nome? Beh, quella targhetta lì, scusa. Ah, vabbè, c'è scritto. Doveva arrivare un... Ma qualche santino... Un santino? Non c'è? Ci sono delle scarpe sul termosifone, però. Cosa sta facendo? Oddio! Oddio! Piano! Adesso... il computer. Computer bucato. Ho l'indirizzo sul censura, Mauri! C'è il mittente e tutto quanto, come censura, come fai? Ecco fatto. Vedi anche con barbarità. Ho censurato. Il youtuber di oggi però non ci arriva, niente. Guarda come prende... Oddio, il coltello. Oddio. Oh! Oddio, mi fa troppa paura! Mi fa troppa paura quando si avvicina. Dark Pyrex. Attenzione. Con molta attenzione, crack! Tizio. Ma come? Mauri, l'hai portato tu dal Venezuela? Ma c'è della cocaina. Oh, ma che cazzo? Ma come cocaina? Messo così dentro il computer sembra veramente tipo un pacco bombino. No, no! Mi dissocio. Mi dissocio, no. Una scatola di cocaina. Qua. Ancora. Si riesce a zoomare. Dove? Sono fissati. Dove c'è la pancia. Zoom sulla pancia. No, quello è il segno dell'Asus, altro che. Ma quanto dura? Ah, 10 minuti quasi, minchia. Eh beh, è lui che tenta di collegare il radio, vedi, non riesce. Rovescerà il succo. Sta dilagando perché non riesce a collegare, non so cosa fare. Glu, 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 glu. Di più. Qua abbiamo strati di polvere. Succo placement. Che cazzo di PC hanno comprato? Strati di polvere. Succo di bamba, la polvere, cioè che è? L'hai comprato da Pablo Escobar. Prego. Oh. Non so. Grazie cameriere. Grazie del succo. Ma come lo beve? E ricordate di iscrivervi. Nel messaggio una 1060. Boh. Ciao. Guarda com'è tagliata benissimo. È venuto un infarto. E bella raga, qua è Angre. Oggi siamo in un nuovo video. Oggi unboxeremo il mio nuovo mouse. L'ho appena comprato. Ottimo. È wireless. Juicy. Di quanti anni fa è questo video, Mauri? È il mio primo mouse wireless. Ah, ok. Il mouse ce n'ho avuti. Come si apre? Come si apre? Ecco perché dura 8 minuti.
Ma stando avanti con l'anteprima, lo toglie dalla scatola al minuto 4 e mezzo. Vedi, l'ho ragione. 4 minuti e mezzo per tirare di agonia. Mettiti comodo, Mauri, sarà un video lungo. Qua ci abbiamo anche la pennetta. Oddio, no, è rotto. Rip mouse, fine. Ecco. Vai col prossimo unboxing. I sandali di Cristo, ma è quello. Cos'è, Mauri? Potrebbe essere troll, sai? No. Anche secondo no, me. No, non è troll. Oh. No, non è troll. True. Copyright. No. La. Troviamo noi, ma allora me. No, ma cosa? Proviamo. Mauri, ma mi sorge spontanea una domanda guardando sto video. Che cazzo di effetto di merda è questo? Perché il filtro, non lo non so. Si vede niente, non si sente niente. Ma che video è? Eccolo qua. Oh, Trust. Cos'è un Transformer? Oh, Optimus Prime, Mauri. Guardalo. Iron Man. Una fusione. Ti hanno la forbice, che lo rovini subito. Dai. Ragazzi. Ci vediamo per un prossimo acquisto. Anzi, no, al prossimo video. Ciao ragazzi. Il mio nuovo diario e mouse. Cioè fa entrambi, è un diario e mouse. Parati. Nuovo video. E oggi Trust siamo Fortnite, oddio. Un nuovo diario. Ragazzi, aspetta, fammi inquadrare. La combo del giocatore italiano meglio, medio. Mouse, Trust e Fortnite. Ti ho avvisato. Fortnite e Trust, ragazzi, così. Così proprio. Ma ti immagini mandare tuo figlio a scuola con questo diario? Oddio! Sto male solo a pensarci. Il nostro bellissimo diario. Lo iniziamo a sfogliare. Oh. Qua ovviamente c'è Frostbite. Sì. Con il doppio picchione. 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 È anche nuovo. C'è l'autobus. Esatto. E... ci sono tutti i mesi. Tutti i mesi, meno male. E questo qua è il diario. Vuoi anche la versione estiva? Compra il DLC. Così, ma così. Ecco. Oddio! Oddio! Guardi che figata assoluta! Oddio, ecco. Bicchiere. Guardate qua, raga. Aspetta che vado a spegnere anche la luce della camera. Così vai. Vede ancora meglio. Va. Guardate. Lampeggia. E poi guardate la rotella. Cos'è la rotella, Mauri? Guardala. Tra mezz'ora, un'oretta lo proviamo giocando a Roblox. Ah! Pensavo forte, sinceramente. È un bellissimo gioco. Ah, ok, così. Boom. Dai, la musica è diversa dal solito. Sì, almeno. GameStop, no! Sì. Video. Oggi siamo, come avete letto al titolo, dall'unboxing del mio nuovissimo mouse da gaming. L'ho comprato da GameStop. Ottimo. E ora ve lo faccio vedere. Ecco. È un mouse della Trust Gaming. Pare che c'era scritto che aveva un mouse, un coso di 7 metri. 7 metri?! Mouse del gioco a 2000 dpi metri. Giochi da una stanza all'altra, Andiamo Mauri. Con il nostro amico. Perché? Ah no, questa qui è la parte di dietro. Dovrebbe essere in teoria scatole. Bello grosso. Perché a me i mouse da gaming mi piacciono grossi. Attenzione. Infatti, possiamo dire addio a questo coso minuscolo. Ah, mamma. E diciamo benvenuto a questo gigante. Allora, in teoria, Mauri, questa qui io ti inviterei a riguardare sta scena chiudendo gli occhi. Sì, immaginavo. Fatelo anche voi, riavvolgete il video e riguardatevi la scena con gli occhi chiusi, ragazzi. Sembra tutt'altra roba, fidatevi. Ok, allora. Allora. Il mouse dovrebbe essere di 7 metri, cioè no, volevo dire, questo filo dovrebbe essere in teoria di 7 metri, perché non mi ricordo dove l'ho letto, ma
è di 7 metri. A me metri. Sembra mezzo metro. Ma come fai a dire 7 allora, metri? Allora, sì, è bello lungo. Sì, ma sì, come fanno ad essere 7 metri? Ma ne sarà uno. Però non mi pare di 7 metri. No, meno vabbè, male. Chi se ne frega. Adesso accendiamo il computer e lo proviamo. 7 metri sono okay, due ragazzi, gambe da letto. Colleghiamolo. Fa anche poco rumore. Ah, ok. Mi piace un sacco. Un sacco. Scusami, Mauri, questo... ma è... ma che mousepad è? Ha una brioche nel mousepad. No, a parte quello. Per ricordarsi di Ciccio, il mouse col il mousepad col cornetto, Mauri. Tu stavo dicendo bene la frase e poi ha sminchiato tutto quanto. Quei congiuntivi. Non ho sentito, aspetta, adesso voglio sentire. Stavo parlando bene, poi si è interrotta e l'ha ripetuta sbagliatissima. Allora, aspetta. Davvero, ma che mousepad è? Ma è più grande il mouse del mousepad. Ho scelto questo mouse. Fa anche poco rumore. Adesso. Mi piace un sacco. Un sacco. Niente, raga. L'ho preso perché io volevo da sempre che volevo un mouse che cambiava colore in questo modo. Mi piace un sacco. È sempre un piacere di un grande piacere di ospite, avere ospite. Luca, sei tu? Luca?